Complimenti per aver acquistato una Lays Spa. Nei prossimi minuti verrà mostrato come eseguire il montaggio e la manutenzione della vostra nuova spa. Questo video accompagna il manuale in formato cartaceo ma non lo sostituisce. La Lays Spa è distribuita in tutto il mondo con diverse configurazioni in termini di alimentazione e cablaggio. Leggere attentamente il manuale per verificare quali sono i passaggi da eseguire per l'installazione della pompa. Le pompe con cablaggio fisso devono essere installate da un elettricista specializzato. La fase più importante per il montaggio della spa consiste nell'individuare la posizione più adatta. Infatti è estremamente importante posizionare la spa su una superficie uniforme e piana, in grado di sopportare per l'intero periodo di installazione il peso della spa piena d'acqua e il peso degli utilizzatori. Dopo aver individuato la posizione adatta, rimuovere eventuali rifiuti o oggetti appuntiti presenti sulla superficie. Stendere la spa assicurandosi che la copertura la copra correttamente e che entrambi i componenti abbiano il lato giusto rivolto verso l'alto. Gonfiare la spa utilizzando la pompa. Collegare il tubo di gonfiaggio all'adattatore A sulla pompa. Azionare la pompa premendo il pulsante Lays Massage e iniziare quindi a gonfiare la spa. Seguendo i numeri indicati sulla spa, gonfiare le camere d'aria in modo sequenziale. Le seguenti informazioni sono relative alla versione inclusiva di tavolino. Individuare i punti A e B nella parte inferiore dei tavolini laterali e inserire le clip corrispondenti premendo sulle linguette e facendo scorrere i ganci in posizione. Allineare il supporto del tavolino con le clip B e inserire i perni di bloccaggio. Ruotare di 180 gradi i perni per bloccarli in posizione. Installare le barre laterali. Iniziare a inserire una delle barre nel relativo manicotto all'interno della spa. Assicurarsi di aver allineato i fori sulla fessura con quelli sulla barra. Ripetere questa procedura sull'altro lato della spa. Inserire quindi i raccordi AU nei supporti della piscina sul fondo della spa. Inserire le due estremità dei raccordi AU nei fori scoperti sulla barra, assicurandosi che le linguette a molla scattino in posizione. Unire il tavolino laterale e i raccordi AU. Allineare i supporti del tavolino e inserire i perni di bloccaggio. Ruotare ancora di 180 gradi i perni per bloccarli in posizione. Quando la spa è gonfia, è possibile collegare la pompa. Allineare le lettere A ad A, B a B e C a C, quindi collegare l'adattatore della pompa alla spa. Assicurarsi che i dispositivi di tenuta siano posizionati correttamente e stringere a mano gli adattatori fino a quando è necessario. Utilizzare la canna da giardino per riempire la spa fino al livello indicato sulla parete. È possibile riscaldare la spa. Applicare innanzitutto la copertura e fissarla mediante i ganci. Avvertenza: questa copertura non sostituisce la presenza di un adulto per la supervisione. I bambini devono essere sempre controllati durante l'utilizzo della spa. Al fine di preparare la pompa per l'utilizzo è necessario spurgare l'aria dal sistema e consentire all'acqua di scorrere nella pompa a filtro. Attenzione! L'utilizzo del filtro del sistema di riscaldamento senza acqua può causare un danno irreparabile. Aprire la valvola di spurgo dell'aria. L'acqua scorre all'interno della pompa, rilasciando aria dal sistema. Quando l'acqua inizia a riempire la piccola cavità della valvola di spurgo dell'aria, chiudere la valvola e prosciugare l'acqua in eccesso dalla pompa. Premere il pulsante di aumento o diminuzione della temperatura. Quando il LED lampeggia è possibile immettere la temperatura desiderata. Dopo pochi secondi viene visualizzata la temperatura attuale. Premere ora il pulsante di riscaldamento per attivare il relativo sistema.
La luce rossa posizionata sopra questo pulsante indica il funzionamento del sistema di riscaldamento. Se il sistema di riscaldamento è attivato, il sistema di filtraggio entra automaticamente in funzione. Non si tratta di un'anomalia. Premendo questo pulsante è possibile passare dalla temperatura in gradi Celsius a quella in gradi Fahrenheit. Questo pulsante consente di attivare il sistema Laze Massage, che è dotato di una funzione di spegnimento automatico dopo 30 minuti. Questo pulsante consente di attivare il sistema di filtraggio dell'acqua. Se la temperatura non aumenta, premere questo bottone per riattivare il sistema di riscaldamento. Quindi premere il bottone calore situato sul pannello di controllo. È consigliabile eseguire la manutenzione della pompa ogni 2 settimane. Attenzione, la pompa deve essere spenta. Al fine di evitare la fuoriuscita dell'acqua dalla pompa, stringere i 3 tappi presenti sull'adattatore interno e sugli skimmer della spa. Rimuovere la parte superiore della pompa allentando il fermo del tappo. Rimuovere il tappo e la cartuccia del filtro. Risciacquare la cartuccia del filtro con una canna da giardino. Se rimane sporca o si scolora, la cartuccia del filtro deve essere sostituita. È consigliabile sostituire le cartucce del filtro ogni 2 settimane. Inserire la cartuccia del filtro pulita nella pompa. Verificare che il tappo di tenuta della pompa sia stato posizionato correttamente sul bordo superiore dell'alloggiamento. Sostituire ora il tappo della pompa e riavvitare il fermo del tappo del filtro. Dall'interno della spa togliere i 3 tappi per permettere all'acqua di scorrere nella pompa. Lasciar spurgare la valvola di scolo dell'aria seguendo le indicazioni fornite in precedenza. Accendere la pompa e impostare la temperatura desiderata. La Lazy Spa viene fornita insieme a un galleggiante per il rilascio di prodotti chimici. Tutte le spa e le piscine richiedono un trattamento dell'acqua. Contattare il rivenditore locale di piscine per informazioni sul trattamento dell'acqua. Per scaricare l'acqua contenuta nella spa, stringere i 3 tappi presenti sull'adattatore interno e sugli skimmer della spa, in modo da evitare la fuoriuscita dell'acqua. Scollegare la pompa dalla spa. Unire il tubo dell'adattatore alla canna da giardino e collegare entrambi all'adattatore B della spa. Con il tubo posizionato in un'area di scolo, rimuovere il tappo inferiore per consentire la fuoriuscita dell'acqua. Al termine della stagione è importante pulire e asciugare completamente la spa, la pompa e tutte le altre parti prima di riporle per un lungo periodo. È consigliabile utilizzare un aspirapolvere a secco umido per spurgare o aspirare l'acqua dalle tubature della spa e della pompa. Riporre la spa e la pompa in una scatola e conservarla in un luogo caldo e asciutto. Se è necessario eseguire una riparazione, asciugare l'area interessata e applicare l'apposita pezza assicurandosi che aderisca perfettamente alla superficie. Per informazioni sui prodotti Best Way, visitare il sito www.bestwaylineaservice.com o chiamare il numero verde della propria zona. Grazie per l'attenzione.